Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. bentornati per quelle che mi seguono già. Siamo arrivati alla fine della Flower Week e oggi vi do il benvenuto con questa super rosa gigante. Come diceva sempre il mio babbo, impara l'arte e mettila da parte ed è quello che ho fatto io per creare appunto questa rosa, che sembra difficilissima, invece è formata da tre fiori che abbiamo imparato a realizzare sia la settimana scorsa sia l'anno scorso. Unendo tre tutorial è uscita questa. Partiamo subito, vi faccio vedere come procedere. Sposto il campione. Innanzitutto, per quelli che mi seguono da un po' di tempo, si ricorderanno le rose arcobaleno. Io l'ho già preparata in tinta rossa. E vi rimando poi al relativo tutorial aggiungendo il link qui sotto nell'info box. E vi do giusto la, la misura. È creata utilizzando due quadrati. Di misura 17 x 17 cm. Metto un attimo da parte, prendo il necessario per creare la margherita. Eccola qui, vi do le misure. Ho creato solo 4 petali, come potete vedere, partendo da un rettangolo 12 x 7 cm, punto di piegatura a 3,5. Anche in questo caso, poi chi non l'avesse visto, vi rimando al relativo video. Perfetto, giro i miei quattro pettoli già uniti con il nastrino di raso. Prima di legarli, però, devo riprendere la mia rosa arcobaleno, che ci aiuterà a determinare quanto dobbiamo stringere il filo, perché ci farà da centrale. Quindi io inizio, posiziono la mia rosa in questo modo al centro. E vado a tirare il mio nastrino in questo modo. Faccio un paio di nodini. Poi ovvio che la potete riposizionare, giusto per farvi capire che deve rimanere un bel po' di spazio al centro. Taglio via il nastrino in eccesso. Ecco qui: quattro petali soltanto che possono essere ancora mossi sia tirando la parte bassa sia poi sistemando i petali veri e propri prendo e metto un attimo da parte ultima procedura ho preparato per creare la florina eccoci qua sistemo un attimo i petali vi do le misure allora sono sette petali grandi ciascuno Ricavato da un rettangolo 22 x 10 centimetri. Punto di piegatura più alto questa volta 8 e mezzo, ho fatto sette petali per avere un numero dispari. Comunque ripeto, come al solito trovate tutte le misure qui sotto nell'info box, poi comodamente potete andare a riprendervele. A ah, nota bene, credo si veda dal video per legare questa volta la florina non ho utilizzato il raso da 3 mm ma bensì quello da 1 cm perché essendo il foro bello grandino è come tutte le altre volte però dovendo andare a costruire appunto questa rosa serve un attimo un po' più di tenuta quindi ho preferito usarne uno un po' più largo benissimo stessa cosa capovolgo Vado ad inserire la mia margherita con la rosa arcobaleno al centro, chiudo un attimo i petali, la posiziono, possiamo già anche posizionarla così che è meglio, in questo modo. Quindi, come potete vedere, nella parte corta, poi comunque la potete anche inserire dopo, eh, è giusto per fare tutto in uno. Stringo. I petali li sistemo alla fine perché adesso è impossibile posizionarli in maniera corretta. Perfetto, stringo due nodi. Adesso vado ad aprire la mia florina. Sulla base avrò il, la rosa arcobaleno. Perfetto, giro un attimo. Adesso è tutta quanta da sistemare, quindi far uscire i petali. Per darvi un aiuto, chiudete la margherì, chiudetela con la rosa arcobaleno all'interno. Fate uscire dall'altra parte. Riuscite a vedere ehm, la base della margherì? Alla fine potete anche incollare tutto, eh, però mi consiglio prima di sistemarla. E poi, dopo, casomai la bloccate. Vi faccio vedere anche come, benissimo, l'abbiamo sistemata. Chiudo un attimo i quattro petali della Margherita e sistemo invece la florina. Stesso procedimento del tutorial precedente. Tiro fuori i petali e cerco di andare a sistemare anche il sormonto come al solito, quindi che ci sia un petalo sopra all'altro. Se non fosse questo il caso, qui è successo. Se non fosse, tirate, visto che c'è il filo che lega, e sistemate i petali man mano. Più difficile a dirsi che a farsi. Poi, una volta che avete dato la forma, potete andare a bloccare il tutto creando anche una base che adesso vi mostro. Piccola variante, se volete, poi lasciate anche il nastrino lungo, ci potete andare ad allegare direttamente anche un fiocco. Perfetto. Quello che vi dicevo io prima è: ecco qui, queste sono le alette della Margherita. Le facciamo uscire sotto, e questa è la base della rosa arcobaleno. Perfetto. Sistemiamo i petali anche da questo lato qui. Vado ad aprire il tutto e la mia rosa gigante direi che è terminata. Perfetto. Io taglio il nastrino in eccesso. Se volete, eh, se non avete intenzione di utilizzarla per creare dei fuori porta, per metterla in un centro tavola, su un piatto o non so dove preferite. Potete metterci come base un cerchio sempre di pannolenci, diametro 17 cm, che adesso andrò ad incollare anch'io sul retro. Perfetto, direi che è uscita benissimo. E vado a incollare questa per bloccare i tre fiori, tutti quanti assieme. Se volete poi essere più precise, potete anche mettere... Un attimo che... Ricarico la colla, potete anche mettere eh, la colla al centro. Perfetto, incolliamo il tutto e la nostra rosa gigante è terminata. Eccolo qua pronte, tutte e due. Bene ragazze, vi ringrazio per aver guardato il video, spero che vi piaccia la mia idea. Avevo pensato così di terminare appunto la Flower Week, unendo più video per creare questa esplosione di rose rosse. Grazie mille a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!